Che cosa avete trovato? Scheletro. Ma come sono arrivato in questo posto che prima era un ghiacciaio? Ora ve lo spiego. Questo è il sole, lui è uno stambecco, lei è una cavalletta con una cavallettina sul dorso, lui è un grifone e lui è l'animale più stupido al mondo e ora vi racconterò perché. La di neve ce n'era molta di più. Questa stagione? Sì. Mamma mia. Io era sempre pieno di neve. E voi avete mai visto un ghiacciaio mentre scompare? Questo è il ghiacciaio Fellaria, in provincia di Sondrio, e questo è l'effetto soltanto di 4 anni di surriscaldamento climatico. Per la prima volta sulla Terra una specie animale è stata in grado di condizionare a livello globale il clima. Per capirci qualcosa, 2 mesi fa ho raggiunto il bacino glaciale della Bessanese con un ricercatore e una ricercatrice del CNR. La fusione è proseguita anche durante la notte, perché la temperatura indubbiamente è rimasta sopra lo zero. Ma questa c'è una cosa costante di tutte le estati? No. L'estate 2022 è stata la più calda nella storia dell'Europa. Il precedente record era soltanto del 2021. La nostra società rischia di soccombere a causa dei disastri innescati dal riscaldamento globale. Bisogna partire dal presupposto che la Terra può benissimo fare a meno di noi, ma noi non possiamo fare a meno della Terra. Cominciamo ad avvicinarci al cosiddetto punto di non ritorno. Ad esempio, in questo video condiviso dal CEMS possiamo vedere l'evoluzione degli incendi in Europa dal 1 giugno al 31 agosto 2022. È impressionante l'estensione dei roghi in Sicilia e in Calabria. E fuliggine e cenere sono sostanze in grado di favorire lo scioglimento dei ghiacciai, perché riducono la capacità di riflettere i raggi solari e dunque catalizza lo scioglimento. Fermi tutti, sto per condurvi in questo viaggio dall'inizio. Cercherò di darvi tutte le informazioni necessarie. Non sarà facile, però ci proveremo. Intanto ho 2 cose da dirvi. La prima è che sono stato nei sotterranei del comitato dell'Istituto Glaciologico Italiano, a meno 30 gradi, e ci arriveremo fra un po'. La seconda cosa è che nel video sentirete spesso parlare di fusione dei ghiacciai o della neve, però mai di scioglimento. Perché? Per spiegarvelo, facciamo un passo avanti di 5 ore. Quindi io lo dico per te, non per me. Perché tu possa fare una corretta rivelazione. Mi ha ripreso. Dice che i ghiacciai fondono, non si sciolgono, scientificamente. Perché sciogliere è un processo chimico. Ad esempio, se sciogli lo zucchero, se sciogli il sale nell'acqua. L'altro invece è un processo di fusione in base al calore. Un 18 prego. È un passaggio di stato, da solido liquido. E ora torniamo indietro di 5 ore. Iniziamo a camminare che sembra un sentiero. Io ho la faccia preoccupata perché ci aspettano 900 metri di dislivello. Dove dobbiamo arrivare? Arriviamo sulla cresta che c'è là e subito dopo la cresta ci sarà il rifugio Castaldi. Dall'altra parte. Esatto. Poca acqua. E sotto è molto bianca l'acqua. Che vuol dire l'acqua bianca? Che trasporta in sospensione del limo ed è un indicatore che è acqua che proviene dalla fusione o di neve o di ghiaccio. Ma siccome la neve ormai se n'è già tutta andata, quella è acqua che proviene principalmente dalla fusione di ghiaccio. È una bella cosa. Quello che andiamo a fare è questo: installare degli strumenti che ci permettono di acquisire dei dati e di osservare l'evolversi della situazione. Cioè l'impatto del cambiamento climatico, ad esempio sulle frane, misurando la temperatura delle rocce. Tendenzialmente si mantiene più alta di quella dell'aria e questo è importante per il discorso di innesco delle frane, perché si dice sì, magari è venuta una frana, però la temperatura dell'aria era sotto zero. Noi abbiamo visto come la roccia assorbe il calore e quindi non risponde più a quella che è la temperatura dell'aria, ma alle sue dinamiche che noi andiamo a investigare. Poi dico una mezza bischerata. Ecco perché le lucertole stanno sopra le rocce, non semplicemente sull'erba. Poi vedo una farfalla, poi vedo un cane. Come si chiama? Si chiama Zeno. Zeno, come mai Zeno? Torino Zenit, Coppa UEFA, Torino fu eliminato. Allora chiama il cane così. E questi sono i primi 100 metri di un totale di 900. La domanda alla cui risposta mi fa più male. Noi stiamo impattando. Assolutamente sì, quest'acqua che scorre sta fondendo ghiaccio che avrà qualche decina di anni. Ci sono degli indicatori che ti dicono questo ghiaccio ha questa età, può essere una nevicata con sabbia sahariana, per anni recenti un indicatore è l'incidente di Chernobyl. Per dirla proprio chiaramente. Stiamo andando a debito, la neve di questo inverno è già tutta andata, quello che sta fondendo è ghiaccio che stiamo perdendo. Vi seguo. Dovrebbe essere le pecore, ma non ci sono quest'anno, Guido. E come l'avesse chiamate, eccola. Ciao, pecoretta.
Buonasera. Buonasera. Bello il pastore. Come si chiama? Posso dare la mano? Come si chiama? Christian. Saverio, che caratteristiche deve avere oggi un pastore? Passione. Bambino ho lavorato con animali io. Dove? Romania. Come si chiamano? Linda, Lona, Birba. Ciao Birba. Lei ha visto nel tempo dei cambiamenti sul clima? Sì. Caldo, cambia, si cambia. Cioè fa più caldo ora? Sì, sì. Questa del pastore è una testimonianza diretta, quella che poi deve essere suffragata dai dati della ricerca scientifica per cui siamo qui. Wow. Manca un altro pezzo, però. Cioè questo. Li vedete i due rapaci in cima? Ci derbola. Deve essere enorme, guardate la distanza. Cioè, wow. 700. Sono stati degli anni, poi era ghiacciato. In questa stagione c'era un forte stillicidio di acqua. Adesso invece c'è solo più una traccia di umidità. Sul cammino incontriamo anche lui, è un volontario dell'associazione naturalistica Le Gru. La avifauna dà dei segni che non annunciano niente di buono. Abbiamo le specie in drastica diminuzione, come non si è mai visto. Quindi poca varietà, poca quantità. Faccio un esempio, i cul bianchi ne avevamo 1000, adesso ne abbiamo 100. Ma di che cosa? Una specie alpina, cul bianco. Cul? Sì, sì, sì. E poi lo spioncello anche, vediamo una diminuzione drastica. Fringuello alpino, pochissimi. Ne abbiamo visti al Lago della Rosa una decina, ma ne vedevi 200 insieme anni fa. E secondo voi è colpa del clima più caldo? Sì, sì, sono morti, non ce la fanno. Poi non trovano più da mangiare, non trovano più il loro ambiente. Noi andiamo su, allora, grazie. Sì, grazie. Grazie. Piacevoli incontri. Finalmente, al di là del cucuzzolo, vedo l'arrivo. La bandierina appena. Benvenuto al rifugio Castaldi. Adesso inizia il bello. Nei rifugi, io non lo sapevo, si viaggia con le ciabatte. Sì. E ognuno si prende le proprie. E non si lavano né niente. No. Eccomi. Partiamo da quello che si vede dal rifugio. Tutto qua dove vedi detrito è tutta la zona che era occupata dal ghiacciaio fino negli anni 20. Poi è iniziato il ritiro. Negli anni 50 la fronte del ghiacciaio arrivava a Monte del Laghetto, quindi si immergeva nel laghetto. Continuato il ritiro, il ghiacciaio è andato sempre più verso l'alto. C'è stato appunto un piccolo periodo in cui ha rallentato, fermato il ritiro negli anni 80 e poi dopo ha ripreso a ritirarsi ed è proprio lassù. Sta continuando a ritirarsi. Sì, assolutamente, direi sempre più rapidamente. Guido mi mostra una stazione meteorologica di ultima generazione. Questa stazione acquisisce altezza di neve al suolo, temperatura dell'aria, umidità dell'aria, velocità e direzione del vento. Tutto l'anno? Sempre, tutto l'anno, ogni mezz'ora. È attiva dal 1988, quindi dà la possibilità di ricostruire quello che è il clima di questa zona degli ultimi 30 anni. Ad esempio, abbiamo visto che le temperature stanno aumentando di circa 0,4 gradi ogni 10 anni. Le temperature massime giornaliere aumentano ancora di più, la tendenza è di circa 0,6-0,7. Questa è un po' una tendenza che si riscontra in tutti questi ambienti qui, perché siamo in un contesto di cambiamento climatico che fa vedere i suoi effetti soprattutto in questi ambienti qui. Ritiro delle masse glaciali, lo spostamento verso quote più elevate degli ecosistemi alpini, la fauna e non ultimo processi di instabilità naturale, frane, come è stato il ghiacciaio della Marmolada. Poi torno da Marta per imparare il colore del ghiaccio. Quella placca che vedi che c'è neve e poi vedi del grigio, perché il ghiaccio non è bianco, è sempre grigio in realtà, il bianco è la neve. Guarda i stambecchi. E qui mi metto a filmare stambecchi e ancora stambecchi, perché io sono innamorato degli stambecchi. 8, 9, 1, 10. Poi trovo anche uno stambecco del passato. Ecco, forse qua ci sono dei peli. Questo in fondo invece è Guido, a cui chiedo di fare due chiacchiere. Ci sono le prove che i
cambiamenti climatici ci sono sempre stati, non sono una novità. La novità è la grande accelerazione che l'uomo ha imposto. Ecco perché molti parlano di periodo antropocene. E l'inizio di questo antropocene può essere ricondotto a diverse date. Alcuni studiosi dicono che è iniziato quando l'uomo ha cominciato a comparire sulla Terra, altri quando ci sono state le scoperte dell'America e quindi c'è cominciato ad esserci il cosiddetto scambio colombiano, altri quando c'è stata la rivoluzione industriale. La tesi che va per la maggiore è quella che vede l'inizio del periodo antropocenico dal secondo dopoguerra, cioè quando si è cominciati ad attuare un modello di sviluppo basato sui combustibili fossili e sull'emissione di gas climalteranti. E questo ci porta a dire che il nostro modello di sviluppo non è sostenibile. Le soluzioni ci sono, però bisogna attuarle e passare alle energie rinnovabili. Nel frattempo gli stambecchi si sono avvicinati. Guarda come si grattano. C'è presente quei video dove il tipo si avvicina troppo facendo lo spavaldo? E dietro una roccia mi ci trovo faccia a faccia. E in una roccia tipo questa hanno posizionato dei sensori. Rimangono all'interno della roccia per un anno, acquisiscono i dati che vengono poi riscaricati l'anno successivo. Quali sono i dati? La temperatura della roccia? Esatto, la temperatura della roccia. I sensori sono qua. Questo è il foro a 10 centimetri. Che poi avete chiuso. Sì, abbiamo chiuso del terreno questo per cercare di isolarlo. Questo a 30 centimetri e questo a 50. Che se io metto la mano, lo riscaldo e mando in vacca tutto l'esperimento. Altri termometri stiamo andando ora a posizionarli. È una goduria, sei bel grip. Vengono legate a un filo e poi calate per un metro dentro la roccia. Oltre al GPS, il punto preciso viene segnato anche con una bomboletta. Guardo Guido che si allontana e penso che noi umani siamo davvero minuscoli rispetto alla perfezione della Terra, ma anche così pericolosi. Poi decido di tornare al rifugio perché Marta ha promesso di spiegarmi perché i ghiacciai in Italia stanno aumentando e perché questa non è una bella notizia. Quanti sono i ghiacciai in Italia? I ghiacciai sono oltre 900, un numero importante, e col cambiamento climatico stanno aumentando di numero perché ci sono ghiacciai grandi che si frammentano e quindi magari da un ghiacciaio se ne formano due o tre. Ecco perché non bisogna mai fermarsi solo i numeri. Ecco, invece quello che diminuisce è la superficie glaciarizzata. Ed i primi che ci hanno segnalato, senza avere a disposizione misure quantitative, ma che hanno percepito che qualche cosa stava succedendo di strano, di anomalo, sono proprio state le guide alpine, che ci hanno detto: non riconosciamo più gli itinerari. Questa percezione poi a livello di ricercatori è stata tradotta in dati scientifici. Anche il mio approccio è quello della memoria che si intreccia con i dati. Per questo prima ho parlato con il pastore, vi ricordate? E ora con lui. Ti posso fare un paio di domande? Tu lavori qui? Sì, lavoro qui. Noi siamo a girare un video rispetto al ghiacciaio e al clima. Tu hai visto qualcosa rispetto al clima dal tuo punto di osservazione? Quest'anno fa troppo caldo. Quello che ho notato rispetto all'anno scorso sono i ghiacciai e ne vai qua attorno che sono completamente sciolti. E un'altra cosa che mi ha colpito invece, in pratica noi abbiamo due sorgenti da cui peschiamo l'acqua potabile e l'acqua per i bagni. E dall'acqua per i bagni in pratica è come se entrassero nei tubi tutto il detrito limico che viene portato dall'acqua dentro la sorgente quando piove. Ed è una cosa che l'anno scorso non succedeva, probabilmente perché essendoci temperature più fredde è come se la parte sotto le rocce di limo fosse più compatta. Si ghiaccia l'acqua! Ma l'anno scorso è successo un paio di volte che in questo periodo ghiacciasse. Avete visto anche un paio di foto proprio con questa data. L'acqua da fuori della fontana era ghiacciata e anche l'acqua del rubinetto in cucina non usciva. E quest'anno è mai successo? No. Non ha neanche mai ghiacciato qua fuori, proprio c'è un'altra temperatura quest'anno. Grazie. Grazie a te. E nel frattempo al tavolo di fronte noto lui, che poi ritrovo alla cassa. Tu sei qui da tempo. Sono ormai 14 anni. Tu hai visto qualche cambiamento fisico rispetto al cambio del clima? Intanto ci sono fiori che 15 anni fa erano fermi a una certa quota, oggi stanno salendo, arrivano fin quasi alla quota del rifugio. Poi ieri ero a oltre 3000 metri, ho trovato un cuscinetto erboso in mezzo a una pietraia normalmente senza vegetazione. Grazie. A questo punto mi sono incuriosito abbastanza per voler capire i ghiacciai da dentro, e cioè chi li studia proprio come sono fatti. E vado da lui, che è Walter Maggi ed è il presidente del Comitato Glaciologico Italiano. Prima di andare nei sotterranei della Bicocca a meno 30 gradi, però vado nel suo ufficio. Salve! Oh. Walter Maggi. Esatto. È molto grande lei.
2 metri. Io sono venuto qui con l'idea di saperne qualcosa in più rispetto ai ghiacciai. Noi studiamo in particolare quello che c'è dentro i ghiacciai, cioè andiamo a studiare gli ghiacciai come degli archivi di informazioni. Che vuol dire? Perché se io lo penso, c'è l'acqua ghiacciata. Però no, non funziona così. La neve non è nient'altro che ghiaccio che si forma in atmosfera. Congelando, congela quello che è la condizione dell'atmosfera nel momento in cui si è formato il fiocco di neve. Questi fiocchi di neve cadono sui ghiacciai, si accumulano nel tempo. Noi, andando all'interno del ghiacciaio, estraiamo queste informazioni. Salve, buongiorno. Ciao, buongiorno. Questo è il laboratorio, si chiama Aerocold Lab. È un laboratorio dell'Università di Milano Bicocca, il cui scopo è quello proprio di studiare la storia del clima del nostro pianeta. E quanti gradi ci sono ora? Allora, di là ci sono meno 30, di qua ci sono meno 20. Vuoi provare a vedere cosa andiamo a cercare? Vestilo. Questa è la giacca. Adesso che andiamo dentro ci sono un paio di regole. Se qualcuno l'ha fatto toccare, te lo faccio vedere io. Sì. C'è il rischio che rimanga attaccato. È tipo, l'avete mai vista in quelle immagini quando uno provava a leccare il pene di ghiaccio e rimaneva attaccato con la lingua? Allora, sono livelli diversi di intelligenza. Perciò esatto. Non posso leccare il ghiaccio. No, esatto. Tu dici. Zizza. Volevi dei campioni? Ecco i campioni. Wow. Ad esempio, questi sono i singoli campioncini di una grotta per misurare i pollini, quindi per cercare la storia della vegetazione. Una carota prelevata in Antartide, questa è la superficie dell'Antartide e queste sono una serie di nevicate verso il basso. Alcune perforazioni sono di qualche decina di metri, qualche perforazione di qualche centinaia di metri, ma ci sono delle perforazioni che hanno raggiunto i 3 km, 3 km e mezzo. Cioè ci sono addirittura 3 km di ghiaccio in scendendo. In Antartide l'appunto più profondo ha 4.770 metri di ghiaccio, la perforazione più profonda a Vostok è di 3.800 metri. Circa. La perforazione con ghiaccio più antico è quella di Epica, che ha raccolto ghiaccio di 820.000 anni fa. Wow, è straordinario, io non avevo mai pensato, cioè si potesse ricostruire sostanzialmente la storia. Infatti il nostro mestiere è raccontare la storia del clima e la storia dell'ambiente. Vuoi un biscotto? Che cosa si nota della presenza antropica dell'uomo? Che si è combinato? Da un punto di vista dei gas serra, i ghiacciai riescono ad archiviare l'informazione dei gas serra all'interno delle bolle, per cui si vede l'aumento della concentrazione di CO2 a partire più o meno dal 1800. Ti faccio un esempio, negli ultimi 820.000 anni mai la concentrazione di CO2, mai la concentrazione di metano ha raggiunto i livelli di oggi. CO2 attualmente siamo già intorno ai 420 parti per milione, negli ultimi 820.000 anni non ha mai superato i 280 parti per milione. Quindi sì, noi siamo in grado di leggere quello che c'era prima, cioè il sistema, tra virgolette, non dopato, senza l'azione dell'uomo. È bellissimo però il ghiaccio. È bellissimo. È bellissimo il ghiaccio. E alla fine di questo video e di questo viaggio mi è più chiara l'idea per cui avevo deciso di realizzarlo. Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena lottare, come diceva Ernest Hemingway.